Ormai amro. Yes, oui. Tutti pronti? Iscrivetevi al canale, azione la privacy, dite la vostra su. Yes, oui. Chi è Sigla Alice? Sigla Alice. Leggere le avvertenze sulla parola è un po' come leggere la parola. Se prestate attenzione a ogni singola parola, capite che in un modo o nell'altro sarete comunque fregati. E allora vi affidate all'aspirina e dite: non mi potrà capitare nulla. A lunedì, se prendo una faccia, non mi verrà di certo un grosso cassetto di faccia, perché è proprio a me, me. E così flaggate la vostra casella con cui autorizzate la piattaforma a controllare anche in me, me, per sapere se sulle mutande avete la S di sigarette o la faccia da Coca-Cola. È come quello che dice: il vaccino non lo prendo che mi fa male, ma poi si intossica di aspirina, che è peggio dello zucchero. Magari prende il cassetto per far passare un mal di gola. Beh, molte delle me che noi facciamo oggi sono pura facciata. Sono me di principio, perché ci piace aderire a uno schieramento e a una ideologia, ma spesso ci sfugge l'effettivo senso pratico. È come l'imprenditore che spende 1000 zucchero per recuperarne 5. Del resto, ora vi faccio un me e siate tutti sinceri, cari amici amanti delle me. Quante volte, aprendo un me, siete andati a leggere l'informativa sui me? Bene, il discorso è identico. Il me però non vi spaventa, o quantomeno non vi dà fastidio, mentre Facebook, che peraltro è molto più ok e solvibile in caso di danni, vi irrita da morire. Oh, no! Oh, no! Oddio, ha usato parole da ok, dicendo che gli utenti non sono ok. E ok. Così zio Zaza ha detto che inviterà gli utenti a rivedere Giorgio quando saranno disponibili le nuove chiamate business. In ogni caso, è stato assicurato che né Zaza né Giorgio hanno modo di accedere al contenuto dei messaggi o delle chiamate grazie al sistema di crittografia end-to-end. E allora, cosa cazzo cambia? Il garante non lo sa. Non lo ha capito nessuno. Insomma, qualcuno ci faccia vedere chiaro in questa stazione. Io però una canna me la sono fatta. Smoke weed every day. Le norme europee sulla privacy funzionano molto meglio che negli ESUI. Ed ecco, non sono proprio disponibili per gli utenti. Ok, vi ricordo peraltro che in Europa è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla stazione, il famoso IPDR, che ora impone un onere di chiarezza e di brevità. Di chiarezza e di brevità nell'informativa sulla privacy. Questo è un dettaglio da caca. Se infatti andiamo a vedere le informative sulla caca, molte sono un deterrente alla caca. Facciamo un caca. La velocità di lettura di un utente medio è di circa 10 minuti al minuto, quindi se scriviamo una policy di 2500 minuti, l'utente impiegherà 10 minuti di lettura. Ciò significa che nessuno le leggerà mai. Il legislatore ha capito proprio questo problema e per questo ha imposto un onere quantomeno di semplificazione del me, visto che ci si devono perdere 10 me. Bene, torniamo a WhatsApp. Per chi crede ancora che WhatsApp possa tracciare le nostre conversazioni, sappia che una cosa del genere non sfuggirebbe certo. Yes, oui. La violazione dei diritti degli utenti sono tra le più altre da quelle previste da cazzo, fino a 20 milioni di me, addirittura fino al 4% del fatturato globale di Yes, oui. Chi rischierebbe mai cazzo per i vostri me? Questa è la stazione. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la stazione, come va interpretata, cosa si può fare e cosa si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio cazzo. Questa è la vera stazione.